Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e a questo quarto appuntamento con Beyond. Buona visione. Ehi tesoro, non puoi passare le tue giornate alla finestra. Perché non trovi qualcosa da fare? Mi dai un biscotto? È quasi ora di cena, Jody. Se ti do un biscotto, poi non avrai più fame. Avanti, sto preparando la cena. Ehi, che cosa c'è? Niente, volevo solo un abbraccio. Vieni qui. Va meglio adesso? Ok, finisco di preparare. Stupida radio, ma perché fa così? Bisogna ripararla. Per favore, Jody, sto lavorando. Pronto? Ciao, come stai? Io bene, grazie. Anche se il tempo è orribile. Sta ancora nevicando. Speriamo smetta presto. I bambini sono così nervosi quando non possono uscire. Aiden, dai, smettila!
Jody, tesoro, mi faresti un favore? Prendimi una bottiglia d'olio dal garage. Sì, certo, mamma. Grazie, amore. Ehi, amore. Perché non vai a giocare fuori? Ti chiamo per la cena. Va bene, vado. Bene, ora posso annoiarmi e congelarmi. Ma a te non importa, vero Aiden? Tu non hai mai freddo. Basta, Aiden, non mi va di giocare. È laggiù! Fatti vedere, codardo! Ehi, non è bravo, è gelato! Mi spinge, Aiden. Come vuoi, tanto non mi diverto lo stesso. La pagherete per questo. È laggiù! La pagherete per questo. Forza, prendiamolo! Ehi, aspetta! È laggiù! Ehi, l'hai sentito? Mi arrendo, Venivo okay, dalla strada. D'accordo?
arrendo, mi arrendo, ok? D'accordo? Ti ho preso! Oh. Forse ho trovato un modo per divertirmi. La pagherete per questo! Prendi questo! Ok, so che non dovremmo. Dai, giochiamo 5 minuti e poi basta. Mamma non lo saprà mai. Potresti anche aiutarmi, Aiden. È nascosto la ghiaccia. Aiden, sei il migliore. Jody, vuoi giocare con noi? Ti conviene nasconderti o sarà peggio per te. Ehi, non mi la sai. Pagherete per questo. È nascosto là dietro. Forza, tira. Oh. È nascosto là dietro. Forza, tira. Mi arrendo, ok? D'accordo? È nascosto la piazza. Ehi, sei mancato! Sei morta, piccoletta! Ti ho preso! No, no, lasciami andare! No, no, basta! Forza, andiamo a casa. Andiamo. Entra in casa. Che succede? Cosa ci facevi in strada? Sai che non puoi uscire dal cortile. Gli altri stavano giocando. Volevo solo divertirmi un po'. Che cosa hai fatto a quel ragazzo? Philip. Io non ho fatto niente. È stato Aiden. Stava cercando di difendermi, credo. Senti, sono stufo, marcio, di tutte le tue storie. Jody, questa volta la prendi! Vai in camera tua. Ora! Cerca di dormire, tesoro. Domattina tutto andrà meglio, ok? Buonanotte. Mamma! Ho tanta paura dei mostri, mamma. Vogliono prendermi. Lo sai che i mostri non esistono. Lascia la porta aperta, va bene? Ora cerca di riposare. Dovresti arrabbiarti, Philip. È solo una bambina. Bambina? Hai visto di cosa è capace? Susan non è una bambina. È un... Susan è un mostro. Non ti permettere di chiamarla in questo modo. Le cose che le succedono non sono normali e si fanno sempre più forti. Mi dici, secondo te, che cosa le impedisce di farci del male? No, non essere ridicolo. Lei è come una bestia incontrollabile. Noi non sappiamo di cosa sia capace. Abbiamo un demone che vive proprio sotto il nostro tetto. Tutto questo deve finire.
e deve finire subito, prima che ci faccia impazzire, o peggio. Dovevamo occuparci di una bambina, Susan, di una bambina, non di questo. E non così. Non dobbiamo avere paura, Aiden. Adesso dormiamo e non ci succederà niente, vedrai. Faccio io. Jody! Stai bene? Oh mio Dio! Cos'è successo, tesoro? Tu dicevi che i mostri non esistono. Ma ti sbagliavi, mamma, ti sbagliavi! Ok ragazzi, dopo questo finale drammatico di questa puntata vi saluto e vi aspetto al prossimo gameplay. Ciao a tutti da Genetic DNA. Dovremmo aver sbloccato un trofeo, eccolo qua. Perfetto, ciao ciao.